Benvenuti gentili telespettatori alla postazione del Vox Box. Marcello Missaglia, che come sapete ormai è diventato un personaggio che frequenta questi luoghi di perdizione dell'informazione in maniera frequente. Grazie. Lei ha conosciuto Ferdinando Ventriglia? Sì, mi volle al Banco Napoli, fu lui che mi volle al Banco Napoli nel 1991. No, perché se cercate Missaglia su Google e lo riportate a Ventriglia, Ventriglia passa per essere famoso per aver acquistato Maradona del Napoli e Marcello Missaglia. Tant'è vero che aveva le camicie con l'MM, proprio nel ricordo di Maradona. Altri tempi, no, del Banco di Napoli. Molto belli. Senta, belli, e poi è scomparso senza ragione, visto che poi nel tempo si è scoperto che quelle che erano le posizioni che, diciamo, in caglio e sofferenza si sono tutte rivelate posizioni assolutamente recuperate e che hanno dato 700 milioni di utile al Ministero. Antichi risplendori e nuove preoccupazioni invece. La dominazione, diciamo così, della Cina, i dazi con gli Stati Uniti, la Germania che rallenta, la Brexit sempre più dura, l'Argentina ormai sull'orlo di un nuovo precipizio, non ci sono tutte le premesse per stare tranquilli, Missaglia, lei che ne pensa? Siamo troppo pessimisti noi? No, siamo assolutamente realisti. Il vero problema è che oggi ci potrebbe essere un barlume di speranza in questa nuova commissione, in questi nuovi 5 anni, in cui l'Europa prende finalmente il pallino dei grandi problemi mondiali e comincia a giocare la partita da leader e non da cuscinetto tra gli Stati Uniti e la Cina. Noi dobbiamo trovare la nostra personalità. Però d'altra parte lei parlava di dazi, ma noi viviamo un problema di dazi anche interni all'Europa, che è gravissimo. Quindi ci sono ancora barriere da superare, questo mercato unico, mercato interno, che non è ancora a pieno regime. È questo che noi stiamo sbagliando, abbiamo sbagliato negli ultimi anni a fare che cosa? A procrastinare la soluzione di problemi che dovevamo invece affrontare e risolvere con un forte decisionismo. Decisionismo. Senta, Missaglia, cos'è? Mancanza di leadership o mancanza di visione o tutte e due le cose? No. Mancanza di leadership fino a oggi. Speriamo che adesso si trovi una leadership nella Ursula von Leyen e in tutto quello che sarà l'apparato che si muoverà. Vabbè, in questo, come sa, come dire, dai vecchi consigli si ricorda Mitterrand, Kohl, Felipe González, Margaret Thatcher. Ora, con tutto rispetto per i signori governanti, come dire, di ogni paese, è dal 96. Mi sembra che abbiamo messo la retromarcia. La cosa che mi è dispiaciuta di più come uomo del vecchio secolo e un po' del nuovo secolo è che sfortunatamente no, la pace non è riuscita a formare grandi leader. La guerra li aveva formati e ci eravamo trovati i grandi leader degli anni. Si ricorda la questione del rospo all'interno della pentola? Bravissimo. Cioè il rospo che sta nella pentola, piano piano l'acqua che si fa calda, e il rospo, come dire, si adegua. Poi quando si rende conto che insomma la temperatura comincia a salire, però il rospo non ha più è successo questo secondo lei? È assolutamente questo il problema. Il problema è stato che dal 96, quando si è perduto quello che era lo spirito proprio forte voluto da Delors, che nei suoi 10 anni ha completamente lei cambiato. Lei è un pallino per Jacques Delors, Ma se dobbiamo parlare di Europa, dobbiamo parlare di Delors, mica possiamo dimenticarlo. Come vedo da qua una fotografia meravigliosa del Mahatma Gandhi, se vuoi parlare di India devi parlare di Gandhi. E quindi è questo. Ripeto, il vero problema è che noi stiamo ancora una volta probabilmente mancando di personalità. Quindi, come dire, il muro di Berlino nel 89 è come se fosse stata l'esplosione di questa voglia d'Europa, ma che poi ha assopito a un certo punto, cioè le ha soddisfatte. E lo vediamo adesso nelle ultime elezioni in Germania,
quella parte della Germania si è rivolta tutta quanta all'estrema destra, quindi c'è qualcosa che non ha funzionato in questo processo di integrazione. Come al solito ha sempre ragione lei. Senta, no. che intenzioni ha questo Parlamento europeo sulle prossime sfide, visto che insomma... Guardi, io le sa benissimo che io ho un pallino da sempre, che è il clima. Questa volta credo che il clima diventi un punto nevralgico di tutto lo sviluppo, di tutte le politiche. Clima, se noi non guardiamo, se non preserviamo quella che è la nostra casa, il nostro, noi abbiamo perso, non ci siamo più. Se lei immagina solamente questa sciagura degli incendi in Ucraina e in Siberia, ha sprigionato 2,5 miliardi di CO2. Cioè, quando la ripigliamo più, quando la ripuliamo più questa roba qua, non riusciamo. Sì, no, dobbiamo stare molto attenti anche perché evidentemente ci sono, come dire, la Terra poi ha delle reazioni naturali, no? Esatto. Terremoti, addirittura certo. Terremoto in Groenlandia, forse quello dovuto al fatto della colla di Trump. Ah, sì, sicuramente, allora, esatto, che vuole, tentativo, sì. Però tentativo ostile. Un tema molto interessante che poi acquisisce anche una sensibilità nei giovani che partecipano, come bravo, in maniera molto forte e partecipativa. Io mi auguro che non sia strumentale, mi auguro che veramente me lo auguro, è fondamentale che loro siano sinceri con se stessi. Sì, anche perché rappresenta il loro futuro, no? È che noi li stiamo bruciando, che noi non l'abbiamo aggiustato, non l'abbiamo organizzato in maniera tale da poterlo passare. Cioè, quando si parla di riuscire a creare situazioni che si possano perpetrare nel tempo, ripetere, la sostenibilità deve essere in tutte le costituzioni del mondo la prima cosa, sostenibilità, perché senza la sostenibilità il lavoro non serve, tutto viene a perdere di importanza. La sostenibilità è tutto. Ecco perché io dico, mi auguro che questa commissione sia in grado di portare avanti il discorso clima centrale. E ricordo che proprio lei ne aveva parlato a suo tempo, anche con un caro amico che oggi non c'è più. Eh sì, è un po' il tema che le volevo chiedere. E vedo che è molto commosso perché era un amico, era una persona che mi voleva bene, che ho conosciuto tramite questa trasmissione. Lei si ricorda che giocavamo, ci prendevamo in giro e ci siamo conosciuti qua, abbiamo cominciato a diventare buoni amici e il Signore l'ha voluto. Malgrado la tristezza, perché stiamo parlando, dico ai nostri telespettatori, Giovanni Buttarelli, garante europeo per la privacy, il padre della GDPR, che tutti ci invidiano, che io avrei sperato tanto potesse diventare il nuovo commissario italiano. Ne aveva sicuramente grandissime qualità. Esatto. Recentemente purtroppo scomparso, lo ricorda Marcello Missaglia, e devo dire che noi malgrado abbiamo questo velo di tristezza che è dovuto, perché poi si incontrano, come dire, persone che hanno vari titoli, varie cariche, ma rimane questa umanità che, come dire, ci appartiene e rimane attaccata, come diceva Ungaretti, come foglie agli alberi. Però c'è la convinzione di aver conosciuto una persona di grandissima qualità, grandissimo impegno, grande rigore. Totale. Nessuna paura di fronte a nessuno. Niente. Ma io, quindi è per questo che manteniamo il sorriso, per aver conosciuto. Sì, assolutamente. Ma ricordo che lui mi disse una cosa divertentissima. Mi disse: la raccolta dei dati, Putin mi ha detto, io raccolgo i dati, ma non so perché, ma li raccolgo. Perché domani saranno un valore, ma oggi io non so perché li sto raccogliendo. Ma lui invece mi dette una spiegazione bellissima, che proprio dal punto di vista economico, facendomi capire che chi gestirà i dati gestirà il mondo.
Sì, sì, no, questo l'ha sempre ripetuto, quindi diciamo sempre ai nostri telespettatori una cosa che sempre Giovanni Buttarelli ricordava. Assolutamente. Noi dobbiamo sempre essere consapevoli che una parte della cessione dei nostri dati personali non è mai una cessione della propria democrazia, della propria indipendenza, ma, come dire, poter consentire a qualcuno di conoscerci meglio, ma senza che questo meglio sia avere il dominio di noi stessi. E lei si immagina, riportando sul discorso del clima, che cosa vorrà dire la gestione dei dati? Assolutamente. E sarà fondamentale, basilare, chi ci avrà quei dati in mano vincerà. Allora, grazie Marcello, grazie anche per aver ricordato giustamente Giovanni Buttarelli. Ci ricordiamo assolutamente tutti, certo, con grande, grandissimo affetto. Grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito. Alla prossima puntata di 724 Europa. Arrivederci.